secondo ospite della giornata è il professor Giuseppe Ferraro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno Giuseppe, iniziamo il nostro appuntamento settimanale, pillole di storia, parlando dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Fu la caduta delle certezze, fu anche un momento di riunificazione, di riappacificazione, logicamente è iniziato da quel giorno, da quel novembre del 1989, è iniziato un nuovo processo. Ma com'era la situazione prima del muro di Berlino? Beh, questo muro di Berlino in realtà è, diciamo, il frutto più maturo di una serie di contraddizioni che erano nate già negli anni della Seconda Guerra Mondiale, ovvero che quelle alleanze contro il nazifascismo avevano però al loro interno delle contraddizioni e che già durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale le due grandi potenze, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, si muovevano in base a zone di influenza per esercitare da quel momento in poi, dal crollo del nazifascismo, una forte influenza nel mondo con due modelli economici, due modelli politici completamente differenti. Ecco che la storia del muro di Berlino ha degli antecedenti, ad esempio a Potsdam, cioè quando il 2 agosto del 1945 la Germania e la città di Berlino sono divise in quattro zone di occupazione, quella è la radice. Sì. Dove l'Europa si spacca in due e dove gli alleati di un tempo diventano ora nemici, nemici che sono chiamati a combattersi in maniera fredda nei principali teatri europei occidentali, ma in maniera calda in altri scenari, come ad esempio il contesto africano. Ecco, al di là di questo però avere innalzato un muro fu una vittoria per l'Unione Sovietica. Beh, per molti aspetti divenne un'arma a doppio taglio, perché il muro si alza per troncare l'emorragia carsica ma continua di tedeschi dalla parte orientale verso l'occidente. L'Unione Sovietica fa una prova di forza, fa una prova muscolare, riesce a bloccare questa emorragia, riesce a prendere di sorpresa gli occidentali che non riescono a reagire. Dalla sera alla mattina si ritrovano case sfollate, strade circondate da filo spinato e gli occidentali non riescono a dare una risposta. Quindi fu certamente questo un dato a favore dell'Unione Sovietica, cioè di aver saputo dimostrare una forza muscolare di reazione a questa emorragia. Ma dall'altro canto l'America utilizzò quei chilometri di muro come un'arma propagandistica contro un mondo che teneva i propri abitanti chiusi in una gabbia. Se dobbiamo fare una differenza tra il muro di Berlino e il blocco di Berlino del 48, allora lì nel 48 vince certamente l'Occidente completamente, che dimostra la democrazia e la libertà hanno delle risorse immateriali e materiali immense. Nel caso del muro di Berlino invece, diciamo così, abbiamo due aspetti. Da una parte la Russia riesce a dimostrare di essere capace di bloccare questa emorragia e di mettere in difficoltà l'Occidente, e dall'altra parte però con quel muro dimostra al mondo una serie di contraddizioni del proprio modello politico e ideologico. Ed infatti queste contraddizioni poi spaccarono e non poco anche la sinistra in Italia. Sì, spaccarono la sinistra, ma in generale la sinistra ebbe atteggiamenti diversi. O tacque o si schierò dalla parte dell'Unione Sovietica, ci furono anche dei dissidenti. Cioè, l'Unione Sovietica era il mito, era un modello a cui molti miravano, però è anche vero che quelli che volevano passare dall'ovest verso l'est erano veramente pochissimi e lo facevano più per affinità ideologica, quasi alcuni per sfidare le autorità. Quindi sapevano che dentro i confini del mondo sovietico, allargato anche agli altri stati satelliti, le cose non erano poi veramente un Eldorado e c'erano una serie di contraddizioni, c'era un regime autoritario, c'era un modello economico statale, c'era la privazione delle libertà. Però la sinistra inseguì un sogno, un'utopia, e condannare questi atteggiamenti dell'Unione Sovietica significava condannare questa utopia, e quindi scelsero in molti o di tacere o di, come dire, appoggiare
la linea dell'Unione Sovietica, con tanti altri dissidenti che invece dissero le cose come stavano realmente. E i tedeschi dell'est come se la passavano? Quelli di Berlino Est. Forse il muro, ecco perché un armadoppio taglio. Beh, quel muro dimostra due modelli, c'è il modello liberale, capitalistico, democratico dell'Ovest e poi c'è il modello autoritario, economia di Stato, con privazione di libertà di Berlino Est. È un trauma tremendo perché dobbiamo pensare anche che la storia è fatta di persone e oggetto e soggetto dello studio dello storico sono le persone, ma pensiamo a persone che dall'oggi al domani non possono più andare a prendersi un caffè dal proprio vicino che è lì a 100 metri, e famiglie divise, e studenti che non possono più frequentare l'università che fino a ieri era stato il loro punto di riferimento culturale. È un trauma grandissimo, ma soprattutto è un trauma anche che fa emergere come dall'altra parte, in fin dei conti, si stia meglio, nel senso che ci siano un modello economico più florido, anche se bisogna dire che la Germania orientale era nel blocco sovietico l'istituzione statale che aveva il miglior rendimento produttivo rispetto agli altri. Però nonostante questo c'era una serie di contraddizioni. L'Occidente stava Bene. meglio sicuramente, però una cosa bisogna dirla anche. Sì. In quel mondo della DDR, dove c'erano tante contraddizioni, c'erano anche delle cose che rendevano più tranquilla la società per molti aspetti, almeno dal punto di vista psicosociale. C'erano buoni livelli di welfare, c'erano buoni livelli di istruzione, c'erano buoni livelli di sanità, però tutto questo era costato appunto la chiusura in una gabbia di un intero mondo che guarda dall'altra parte. Sogna l'altra parte, però appena si muove rischia di vedersi sparato addosso. Ecco, questa è poi la realtà dei fatti. In ultimo, il muro cade nel 1989, come abbiamo detto, inizia un processo di riunificazione che non riguarderà soltanto la Germania, ma forse tutta l'Europa. E questo processo si è concluso oppure siamo ancora nel bel mezzo? Beh, quel processo è stata la fine di un mondo, giustamente, un mondo che alla fine è stato travasato per la maggior parte in quello occidentale. Forse non è finita la mobilità delle persone, questa è la costante della storia. Le persone si muovono andando alla ricerca delle libertà, dei modelli economici più floridi, delle istituzioni politiche più liberali e democratiche. Esistono ancora tanti muri di Berlino e tante persone che vogliono scavalcare questi muri e muoversi nel mondo, muoversi liberamente. Però forse in conclusione possiamo anche un po' riflettere su una cosa. Anche il crollo del muro fu un trauma, perché Certo. se noi ci mettiamo all'interno della mentalità, dell'immaginario mentale di quelle persone che per 28 anni, dal 61 all'89, erano state dietro quel muro, erano state strutturate all'interno di un tipo di società. Beh, la nuova società non sembra accoglierli sempre bene, ma non perché Berlino Ovest non li accoglie, anzi, si prende tutto il debito, ma perché vengono meno, crollano insieme a quel muro una serie di punti di riferimento che fino ad allora avevano organizzato la vita delle persone. E beh, In un muore la certo senso. madre come mamma Esatto, era Russia. una vita povera quella di Berlino Est, del blocco orientale, ma era certamente una vita sicura, ognuno aveva un posto in quel mondo che però negava la libertà. Gli Certo. stessi dirigenti, ad esempio, di Berlino Est, diciamo del blocco orientale, beh, erano, diciamo così, in un senso di sicurezza perché loro non prendevano decisioni grandi, perché le decisioni grandi le prendeva l'Unione Sovietica, ovvero tutti quei paradossi alla fine avevano creato però dei punti di riferimento. Crollato il muro di Berlino, in molti perdono questi punti di riferimento e si sentono smarriti, sia nella parte orientale dell'Unione Sovietica, sia chi credeva in quel blocco orientale.